Sì, anche purtroppo in questo caso ci troviamo di fronte ad una relazione che si interrompe e di conseguenza alla volontà di non accettare questa interruzione da parte del compagno. Parliamo di un uomo del 63, della provincia di Foggia, che alla notizia dell'interruzione della sua relazione sentimentale con questa donna coetanea, dalla quale appunto aveva avuto anche un figlio attualmente maggiorenne, pone in essere tutta una serie di condotte principalmente finalizzate a cercare di recuperare questo rapporto, scopo che ovviamente non si realizza e porta l'uomo ad assumere atteggiamenti sempre più violenti ed aggressivi, non solo nei confronti della donna, con ripetuti appostamenti, SMS dal contenuto minatorio, ma in molti casi anche a carico del figlio, dove appunto venivano inviati messaggi di minacce nei confronti della madre. E abbiamo assistito, come solitamente si verifica in questi casi, a un vero e proprio escalation di violenze, culminato con il lancio di un petardo all'interno di un locale esercizio pubblico dove la donna lavorava come barista. Fortunatamente questo gesto non ha avuto gravi conseguenze, ha solamente cagionato dei lievi danni agli arredi esterni del bar, ma ha determinato tutti, sia la polizia giudiziaria operante che l'autorità giudiziaria, a richiedere immediatamente una misura cautelare che abbiamo eseguito ieri. Per quanto riguarda l'attività della compagnia di Rimini, relativamente a questa tipologia di reato, posso confermare che ci troviamo davanti ad un andamento sostanzialmente stabile. Con l'arresto di oggi sono quattro le persone tratte in arresto per 612 bis. Due che sono state sottoposte a misure alternative alla detenzione, sono state raccolte ben otto denunce e sono state inoltrate alla questura due proposte di ammonimento.